Taralli a mano libera, tradizionali fatti a mano come vuole la tradizione pugliese, ma ad impastare, dare loro forma e infornarli ci sono 10 ragazzi detenuti ed ex detenuti di alcuni carceri italiani. Questi sono coinvolti nel progetto Senza Sbarre della Diocesi di Andria, realizzato dall'Associazione Amici di San Vittore Onlus per offrire programmi alternativi alla detenzione e sostegno a giovani che hanno fatto l'esperienza carceraria. Il progetto è risultato vincitore di Orizzonti Solidali, il bando di concorso promosso dalla Fondazione Megamark di Trani. Il progetto Senza Sbarre è la misura alternativa al carcere di comunità. È un progetto diocesano. Noi vogliamo sporcarci le mani per affrontare problemi che a volte parliamo soltanto ma non diamo delle risposte. Nella masseria fortificata San Vittore, nell'omonima contrada, sorge il casale contadino trasformato in laboratorio tecnico agricolo e messo a disposizione dell'associazione. È qui che lavorano gli ex detenuti che ci hanno raccontato la loro esperienza. La comunità mi ha insegnato a fare qualcosa che oggi sarebbe il nostro tarallo, che per me ha un significato molto importante, perché mi sta dando la possibilità di riacquistare la mia dignità che avevo perso quando ho seguito una strada che non era mia e non era la strada bella da percorrere. E oggi quella strada me la sta ridando la comunità avendo un lavoro e avendo la possibilità di far vedere alla gente che si sbaglia nella vita e anche bisogna avere anche una seconda possibilità. Ma quella seconda possibilità ce la dobbiamo guadagnare facendo vedere alla gente o a chi ci sta aiutando che vogliamo. Grazie alla collaborazione di tutor del Taralificio Tesori da Puglia di Trani, i ragazzi coinvolti hanno potuto apprendere l'arte della preparazione artigianale e avviare la produzione e il confezionamento. È proprio l'azienda tranese, operativa sul territorio da 15 anni, che commercializzerà il prodotto. Facevo dei taralli già molto ma molto buoni. Io mi sono solo preoccupato di accompagnarli verso una lavorazione più strutturata, per venderli anche alla grande distribuzione, cercare di crescere sempre più, e quello che è iniziato quasi per gioco ora possa diventare un investimento serio per dare un futuro a queste persone. I taralli a mano libera da questi giorni sono in vendita nei supermercati del gruppo Megamark. Abbiamo creato un prodotto veramente eccezionale che fa bene al cuore e fa bene alla comunità. Adesso tocca a voi scegliere questo prodotto all'interno dei nostri negozi in maniera tale da dare una seconda opportunità a queste persone che hanno veramente voglia di lavorare. Un ultimo appello arriva proprio da Don Riccardo. Adesso tocca a voi, cari amici, fare i fatti acquistando magari i nostri prodotti, così daremo una nuova vita a questi ragazzi persi.